Allora. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il caso, quello semplice della colonna con il carico concentrato, ho verificato con la formula di Eulero e effettivamente è verificato, viene 1,04 e sul software veniva 1,03, quindi insomma ci siamo. Può mettere a un Sì. foglio su cui possiamo discutere? Sì, le metto allora. Schermo intero. Allora, apro il caso quello semplice, questo. Ok, allora veniva 1,01. E invece col calcolo con la formula analitica ho ottenuto 1,04. Quindi Riva, noi sì. normalmente facciamo i calcoli in due tipi di situazioni, che sono: uno, se abbiamo tutto il ponte, una situazione reale, per cui normalmente bastano tre cifre significative, no? Oppure ci sono delle situazioni particolari in cui noi facciamo dei test, dei benchmark, no? In quel caso lì dobbiamo essere più precisi, quindi anche se usiamo 5-6 cifre significative è importante, perché vuole proprio vedere quant'è la precisione macchina del codice di calcolo, eccetera. Va bene? Ok. Quindi, se questo è un test, deve essere con più cifre. Quindi non sia timido, 6 cifre decimali calcolate con la calcolatrice, 6 cifre decimali col software, o quello che è. Insomma, in Ok, e modo tale che magari poi quando. metto l'errore percentuale Esatto, perché, che c'è qui. ripeto, sono due cose, no? È come se lei fa legge sul test di quattro ruote della nuova Chrysler, ci sono tutti i dati, questo e quell'altro. Poi, se invece fa un viaggio, allora lì non sta più tanto a guardare i singoli numeri. Va bene? Perché poi è anche una cosa di curiosità da una parte, no? Vedere proprio quante cifre decimali può valutare correttamente il software rispetto anche a una certa mesh, una certa discretizzazione, eccetera, e così via, no? Che è proprio, ripeto, come quando si fa, non so, la frenata dell'alce sulla pista bagnata, per vedere se la Smart si capotta oppure no. Dopo, e poi si prende anche dimestichezza, perché per esempio la vostra generazione, che si trova già dei codici di calcolo bellissimi già fatti, non ha idea di quanto sia difficoltoso per il calcolatore numericamente risolvere la soluzione. Poi ci sono dei casi in cui, per esempio, a infittire la discretizzazione, come ho fatto vedere all'inizio del corso, il calcolatore non riesce più a seguire, a stare dietro a tutte le cifre, quindi ci sono errori numerici che esplodono. Quindi bisogna prendere dimestichezza della cosa, no? Ok. Bene. Poi magari anche, siccome questo è un test anche semplice, si trova su tutti i libri, anche abbiamo fatto tecnico e così via, magari si calcoli i primi 3-5 autovalori, insomma, no? In modo da Ok. cristallizzare bene una cosa, puoi vedere per esempio anche se lo sbandamento è attorno al piano debole, l'inerzia debole, pianoforte e così via. Tutto questo lei me lo mette in Nella una relazione. cornice ed è il capitolo 10 che le chiederà il suo collaudatore quando lei presenta un progetto, no? Queste cose qui, quando c'è la legge che ci impone qualcosa, queste cose qui si prendono o con sofferenza, e lì al limite non si impara niente, resta solo la sofferenza e la noia. Se no, invece, si mette un po' più di cura, lei impara, no? E Ok. quindi la volta dopo sarà più bravo. Bene, questa Ok, volta. quindi diciamo queste cose gliele scrivo comunque nella relazione del ponte, non in quella relativa a questo esercizio. No, dove vuole. Ah, ok, vabbè, Adesso, allora questo semmai le metto tutte sinceramente qui. forse è un esercizio che possiamo anche nucleare, no? E fare a parte. Se io dovessi fare una relazione di calcolo, tutto quello che è ponte lo metto nella parte principale. Questi esempi qui, anche se magari sono un pezzo di pila o questo o quell'altro, me li metto in fondo come appendice. Ok. Ok, poi. E allora poi, per quanto riguarda invece il caso, quello di cavo aderente, lei aveva consigliato di
provare a aumentare la discretizzazione. Infatti, quello che ho ottenuto è dei moltiplicatori che a parità, diciamo, di modo, aumentano di molto. E diciamo, questa secondo me è una cosa corretta perché, aumentando la discretizzazione, è come se io andassi ad aumentare i punti di ancoraggio del cavo, quindi piano piano diventano sempre più piccole le zone fra un ancoraggio e l'altro, e quindi l'instabilità si raggiunge molto più Teoricamente, difficilmente. io le ho fatto nella mia cattiveria, le ho fatto toccare con mano che teoricamente se il cavo di precompressione è aderente non c'è instabilità. E Sì, infatti. questo è evidenziato dal fatto che numericamente non c'è il valore infinito del Certo. moltiplicatore di carico, ma c'è un autovalore che cresce. Per esempio, se sulla trave sulla mensola il moltiplicatore era 1,04, no? Abbiamo detto prima. Qui, per esempio, con questa discretizzazione, quanto è l'autovalore? Ah, qui c'è scritto 1000. Sì. Scusa, 1000. Qual è il primo? 1304. Il primo autovalore qual è? E questo è il E sedicesimo. sì, questo qua è sempre, sono tutti da 1304. Perché ci sono tutte Le instabilità di ogni pezzo, praticamente. Quindi è 1000 volte, quindi diciamo 3 ordini di grandezza, quindi per noi è sicuramente infinito, Sì, no? Da questo anche ho punto provato anche 32, viene quasi 10.000, quindi. di vista. Anche queste cose qui, voglio dire, una volta fatte, sono banali. Però, per esempio, se lei pensa, questo è un aspetto anche delicato proprio delle strutture precompresse, il fatto che non si stabilizzino, no? Il cavo resta aderente e congruente con la deformata della colonna, no? E guardi che non tutti, anche tra i teorici più sfegatati, hanno questa conoscenza, eh? Quindi, io alle volte vi faccio fare dei giochini quasi, però non sono cose balzane, no? Sono tutte fatte in maniera mirata. Bene, vediamo invece il cavo non aderente. Allora, e per qua? Allora lo devo aprire. Sì, allora il cavo aderente viene. Ok, mi sembra venisse 4 il primo autovalore, il che comunque secondo me è corretto perché è una situazione comunque diciamo migliore rispetto al caso di carico concentrato. E ho provato anche qui a aumentare la discretizzazione, ma in realtà è praticamente inutile perché comunque il cavo, essendo ancorato solo alle due estremità, cambiando la Arriva, discretizzazione interna non c'è molta arriva, differenza. arriva. L'autovalore esatto cos'è? 4 punti? 4,43. E quell'altro era invece quello della mensola, era 1? 1,018 mi sembra. Lo riprendo. 1,016. Le faccio fare questo esercizio qua. A parte il fatto che chiaramente rispetto al caso precedente, al caso in cui c'è la forza diretta, qui l'azione assiale è più bassa perché c'è la perdita elastica. Facciamo Sì. così, lei si segna un foglio di carta, così si segna queste cose. Sì. Ok. Allora, con l'azione assiale, pensiamo alla mensola. La mensola ha un'azione assiale che non so quanto è, no? E il moltiplicatore è 1,0, si tenga tutte le cifre decimali giuste. Ok. Poi, qui invece, in questo caso qui, l'azione assiale vale. E il caso quello col cavo Questo non col cavo aderente? non aderente, in questo caso qui. Allora, il Questo. cavo è sempre con 100 kN, però
Allora, Scusa, la l'azione perdita assiale con elastica. la perdita elastica mi sembra fosse intorno a 92. Allora, È una certa perdita, qualche percentuale, e come si faceva? Aspetti. Ah, no, non qui, infatti. no? Devi tornare all'analisi Sì, elastica. sì, sì. Devo mettere i diagrammi, mi sa. Sì. Ok, Allora, novantuno si segna 91,55 e il moltiplicatore era 4 punto, andiamo dall'altra parte.4,43835. Se l'è segnata? Sì. Lei ha una qualche idea di se questo 4 è qualcosa è giusto oppure sbagliato rispetto al caso precedente? Ma diciamo che cioè io sono d'accordo che sia maggiore sicuramente, però certo che sia esattamente 4. Faccia così. Lei ha una sottomano, oppure lo facciamo assieme, guardi. Con il cambio telecamera. E adesso lei mi dice i numeri, facciamo assieme i calcoli. Ok. Vede il mio schermo, no? Allora interrompo la condivisione. Sì. Allora. Ah, però lo vedo al contrario. Allora facciamo così, aspetti un attimo, faccio partire l'altra. Altra videocamera. Allora, vede dritto o storto? È storto. Allora, giriamo. No, è proprio un problema che ok. No, adesso ok, adesso sì. Così va bene? Adesso sì. Allora, le chiedo questi numeri. Questo è il caso banale. Sì. P vale 100 kN. 100. Il moltiplicatore è 1,01629. quindi il carico critico è P per lambda e vale 101,629. Poi, nell'altro caso invece, e la deformata è questa. Nell'altro caso, oppure asimmetrica chiaramente, nell'altro caso, la deformata è questa. Qui c'è il cavo non aderente. Il P effettivo è 92. E allora è 91,5529. Il moltiplicatore 4,43835. è 4,43825. 835. 835. Allora, il carico critico in questo caso qui è 91,5529 per 4,43825.
4.438 35 ed è uguale. Faccio io il calcolo e lo fa lei? Eh no, qui la calcolatrice, allora, Perfetto. 91,5529 per 43, 406,3438. Ok, adesso facciamo il rapporto tra questo carico critico, chiamiamolo Rho, 406 3438, diviso 101 629. Questo quanto viene? E 4, 3,99983, diciamo. È un caso che venga 4? Non penso. Vede, Riva, io sto qui con lei, no? Proprio per farle vedere anche la cura e l'attenzione con cui bisogna valutare i numeri, no? Per esempio, se viene fuori questo numero qua, 101 e qualcosa, oppure quest'altro numero qua, 406, vabbè, non si può dire niente. Però questo, che venga praticamente con quattro cifre significative, 4, o è un colpo di fortuna pauroso, se no c'è dietro qualche motivo. Guardi, qui il beta vale 2, Sì. perché la deformata è questa reale e poi questa fittizia. Sì. Una cerniera sta qui, l'altra cerniera sta qui. Questo. La deformata è questa qui, quindi è inclinata in questa maniera. Però essenzialmente, siccome l'inclinazione è molto piccola, è equivalente a una situazione di questo tipo qui. Guardi, sotto non vedo, non so se... È Ok, sì. equivalente a questa. Perché se lei considera qui e qui la forza, la diagonale è praticamente la colonna di Euler con beta uguale a 1. Uno, sì. Quindi 4 volte, perché il carico critico va al quadrato. Sì. Va bene? Quindi lei deve anche abituarsi, per esempio, qui c'è un po' di inclinazione, no? Però fondamentalmente è, siccome l'inclinazione è piccola, in teoria è infinitesima. No? Perché noi quando calcoliamo carico critico consideriamo delle variazioni, degli spostamenti che sono piccolissimi, quindi in teoria infinitesimi, quindi la situazione è come questa, con la deformata così. Quindi è giusto che sia proprio 4, perché la deformata critica in questo caso qui ha un beta che è 1, questo è 2, quindi il rapporto tra i carichi critici è giusto che sia 4. Va bene? Sì. Nei numeri, poi lei è un infrastrutturista, quindi probabilmente non deve proprio spaccare il capello in questa maniera, no? Però, per esempio, è anche vero quest'altra cosa. Se viene da lei uno strutturista che le fa delle valutazioni, no? E per esempio dice: ma col cavo aderente mi viene fuori un carico critico che si instabilizza la piga, non può essere, no? E d'altra parte questa cosa qui è un check anche immediato che abbiamo fatto adesso noi manina a manina per vedere se effettivamente tu, caro strutturista, hai calcolato la cosa giusta. Va bene? Sì. Ripeto, bisogna. I numeri non sono una spatafiata di formichine sul foglio, no? Vanno interpretati, bisogna capire perché. Ok? Questo qui dopo glielo scansiono, no? Lei lo rimette in bella, no? E per esempio, vede questo foglio qui nel piccolo, è il controllo che faccio io quando viene da me un ingegnere, uno dei miei ingegneri, mi dice: guarda, professore, abbiamo fatto questo, così viene così, così. E io controllo queste cose. Va bene? Ok. Bene, questo ce lo siamo. Allora, la parte da pila precompressa l'abbiamo fatta in tutte le salse. Giusto? Poi, ci sono altre cose? Sì. No, in realtà per il resto diciamo tutto ok. Non sono sorti altri problemi. Va bene,
Poi, Riva, io dopo vorrei anche che sia lei che anche Riccio, il collega, Sì. dopo convergeste, arrivaste a convergenza, no? Quindi fatemi delle verifiche, per esempio sulla deformabilità, lo stato di sforzo, no? In modo tale che dopo, siccome voi siete infrastrutturisti, non ancora che mi calcoliate l'ultimo bullone, l'ultima cosa, no? Però dal corso di ponti dovete uscire ad avere un'idea di quali sono i rapporti freccia-luce quando c'è il permanente, poi sopra quando c'è il tandem, eccetera, no? Sì. Perché sono queste le cose significative. Poi un altro aspetto importante è anche i pesi, no? Calcolatemi bene, valutate anche a mano quanto sono, con delle formule anche semplificate, quanto sono i pesi sugli appoggi, no? Poi, per esempio, un aspetto anche delicato per voi infrastrutturisti è la runability, cioè la percorribilità del ponte. Quindi, per esempio, una cosa che io calcolerei come infrastrutturista è la cuspide che c'è sulla sella Gerber. Ok. Perché lì, se è troppo, è un effetto dinamico quando passa sopra un veicolo, no? Per esempio, se questo fosse un ponte ferroviario, lì ci sarebbero dei limiti ancora più stringenti, perché non è che ci può essere una cuspide in quella maniera, Certo. no? Probabilmente il binario è continuo, però alla stessa maniera c'è sotto, si sente la deformabilità sotto dell'impalcato. Va bene? Sì. Poi l'altro aspetto che è essenziale rispetto a tutte a tante altre condizioni di carico, la parte termica. Quindi vedi, guardate per esempio una cosa che sono anche vede cose molto anche semplici da fare una volta che si ha il modello. Per esempio, vedere gli allungamenti e gli accorciamenti per variazioni che possono essere più o meno 30-40 gradi. Va bene? Poi, Riva, per esempio, inserisca una variazione termica lineare. Cioè più 30 gradi sull'impalcato, che è al sole, e poi 0, per esempio, sotto. No? Quindi vuol dire che l'impalcato è soleggiato sopra, sotto invece in ombra non cambia niente rispetto alla temperatura media. Anche queste sono cose interessanti per vedere quanto si alza, no? E sono numeri anche, diciamo, significativi, perché voi avete mai visto un ponte, no? Magari dite c'è l'asfalto nero sopra, siamo in estate, cioè c'è un aumento di 40 gradi, 30 gradi, sotto è tutto in ombra, quanto si alza il ponte? Va bene? Vi Ok. fate questa parte qui, ecco, come diciamo approfondimento mi fate le variazioni termiche. Ok? Ok. Cercate se volete, pensate di essere, che ne so io, in Sicilia, no? Così c'è un bel sole, va bene? E guardiamo queste cose qui di deformabilità, che Ok. sono quelle che voi interessano poi per la percorribilità dei mezzi, così via. Se il ponte è stradale, più di tanto non ci sono grandi effetti, no? Però una volta almeno va visto, se fosse ferroviario sarebbe più delicata la cosa. Ok? Ok, va bene. Posto? Va bene, allora poi ci risentiamo, allora magari per verificare queste cose, Sì, insomma. va bene. Gli appunti li stiamo ordinando? Sì, no, ma ho veramente quasi tutto pronto, insomma. Mo adesso faccio questa cosa che ha detto lei, però per il resto è tutto pronto. Guardi, ogni nostro problema ingegneristico è più o meno bello o più o meno interessante, no? Per me sono belli tutti, interessanti tutti. Le ripeto, spero oggi, in questa mezz'oretta che siamo assieme, con la storia qua del carico critico, eccetera, lunghezza, spero di avere trasmesso questa cosa qui. Dobbiamo essere curiosi, come mai viene proprio 4? Perché se veniva un altro numero con 7 decimali, vabbè, che ne so io, ma 4 è una pietra miliare, no? Come fai a dire 4? Va bene? Ok, Ci salutiamo, Riva? la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci.